Iniziamo con il question time. E la prima interrogazione all'ordine del giorno è del consigliere Smacchi per l'assessore Barberini. Vi prego di rispettare in maniera proprio pedissequa i tempi, altrimenti vi tolgo la parola. Procedura ristretta indetta per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari in emergenza, urgenza e ordinari programmati per l'area nord dell'azienda ASL Umbria 1. Motivazioni dell'esclusione della postazione del servizio 118 di Gubbio Centro e intendimenti della Giunta regionale volti a garantire la continuità del servizio della postazione medesima. Prego, consigliere Smacchi. Grazie, Presidente. Sì, come lei in questo momento ci ha detto, parliamo di trasporti sanitari sia per quanto riguarda l'emergenza urgenza sia per quanto riguarda quelli ordinari e programmati relativi all'area nord dell'azienda sanitaria Umbria 1. Il 31/12/2016 scade l'appalto per quanto riguarda il servizio di trasporto sanitario in questo momento svolto da Italia Emergenza. Con una delibera del direttore del 31/12/2015, poi ripresa dal nuovo direttore in data 23 giugno 2016, di fatto si è deciso di bandire una nuova gara che ha riguardato esclusivamente l'ospedale di Città di Castello e l'ospedale di Umbertide per un importo di circa 800.000 euro che riguarda il servizio H24 per tre autoambulanze relativamente sia al trasporto sanitario, come dicevo, di emergenza urgenza, sia quelli ordinari programmati, mentre quel bando di gara non prendeva in considerazione lo stesso tipo di servizio per quanto riguarda l'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino e per quanto riguarda l'attuale postazione distaccata presso il centro storico di Gubbio. Successivamente sono venuto a conoscenza di una delibera sempre del direttore generale datata 9 novembre 2016, in cui il direttore decideva di autorizzare l'acquisto di due nuove autoambulanze di tipo A, sempre per il soccorso avanzato 118, da destinare al presidio ospedaliero di Gubbio, quindi Gubbio Gualdo Tadino, e di un'ulteriore autoambulanza da destinare alla postazione di pronto soccorso distaccata presso Gubbio Centro. Addirittura ho visto anche un'ulteriore delibera del direttore generale che prevedeva l'attivazione della procedura di mobilità volontaria per la copertura di 21 posti vacanti del profilo di autista di ambulanza con funzioni di soccorritore. Ecco il senso di questa interrogazione. Una volta aver visto riconosciuto il mantenimento del presidio di 118 presso la postazione distaccata di Gubbio Centro, è proprio quello di capire quali sono le linee di indirizzo dell'assessorato rispetto al trasporto sanitario di emergenza urgenza e rispetto a quello programmato, proprio perché c'è un'inversione di rotta rispetto al passato e c'è una parte di questo servizio che viene ripreso dall'ASL sia con l'acquisto di tre autoambulanze, ho visto per un importo di circa 250.000 euro, sia con l'assunzione di 21 nuovi autisti soccorritori. Questo è un po' il senso, aspetto da lei, Assessore, delle indicazioni in merito. Grazie. Grazie, raccomando di nuovo il rispetto dei tempi, siamo fuori già di un minuto con la presentazione. Prego. Sì, raccolgo la sfida, Presidente, e risponderò immediatamente. Intanto con un breve panoramica degli interventi che si fanno in Umbria, solo per capire e fotografare il problema. In Umbria nel 2015 sono state fatte attraverso i mezzi di soccorso 62.891 interventi, di cui 30.946 con mezzi con infermiere, 22.280 con soccorso avanzato e 32 con l'elisoccorso e il resto con le altre modalità. Questo è il tema e questa è la situazione su cui ci confrontiamo.
Per quanto riguarda il caso di specie specifico dell'ospedale di Branca, nella programmazione aziendale della ASL numero 1 non è prevista alcuna modifica all'assetto organizzativo attuale e nella sostanza significano due unità medicalizzate presso il presidio ospedaliero di Branca e una all'interno del centro storico di Gubbio. La stessa procedura a cui faceva riferimento consigliere è una procedura ristretta che, pur non prevedendo espressamente il posto su Gubbio all'interno del centro storico, è prevista l'opzione per attivare servizi analoghi ai sensi della normativa del codice degli appalti e precisamente l'articolo 57,5 lettera D, che prevede espressamente la possibilità di ampliare fino al 50% dei servizi. Sarà cura, essendo prerogativa della direzione generale della ASL, organizzare al meglio l'attività di soccorso, così come è attualmente strutturata. Quindi, primo segnale, non ci sarà alcuna decurtazione. Secondo, è un tema a carico dell'assessorato, su cui stiamo lavorando insieme alle direzioni generali delle aziende, si sta cercando di organizzare al meglio e rendere soprattutto omogeneo all'interno della nostra regione l'attività di soccorso. Sulla vicenda delle tre autoambulanze messe a gara, per la verità la ASL certifica che solo due saranno con precisione assegnate al presidio ospedaliero di Branca. La terza ancora dovrà essere valutata se andrà in sostituzione di quella presso che fa servizio presso il centro storico o se sarà assegnata in altre sedi del territorio della ASL. Comunque la sostanza è che quel tipo di intervento, quel tipo di servizio che viene oggi garantito sicuramente verrà mantenuto a tutti gli effetti con una diversa formulazione, ma con un'attenzione particolare ad una rivisitazione del modello che può portare anche ad una interiorizzazione, uno svolgimento del servizio tutto all'interno della ASL. Grazie. Grazie, prego per la replica. Grazie Presidente, ma sì, intanto ringrazio l'assessore perché ci ha garantito che il presidio presso il centro storico di Gubbio, presso l'ex ospedale, rimarrà. Allo stesso tempo però rimango, come gli avevo accennato, in qualche modo interdetto rispetto a questo cambio di direzione che sicuramente può essere importante per il futuro. Però non capisco allora perché si è fatto il bando di gara per quanto riguarda l'ospedale di Città di Castello e l'ospedale di Umbertide, perché delle due l'una, o si va a gara o si riprende il servizio. Invece si è deciso di spaccarlo. Su Città di Castello per 24 mesi si tornerà a gara. Per quanto riguarda Gubbio, e quindi Gubbio Gualdo Tadino, si riprende il servizio e si assumono 21 nuovi autisti. Quindi credo che da questo punto di vista, proprio per armonizzare, come diceva lei, e omogenizzare in tutta l'Umbria questo tipo di servizio, bisognerebbe approfondire e valutare al meglio cosa si farà in futuro. Grazie. Prego, consigliere Ricci. L'oggetto è il numero 31, mezzi pesanti di trasporto dei rifiuti in Umbria, intendimenti della giunta regionale ai fini dell'attivazione del sistema GPS o di sistema similare per il controllo del percorso seguito, nonché della quantità e qualità dei materiali trasportati. Prego consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, e l'atto ascritto con il numero 740. L'argomento è quello dello smaltimento dei rifiuti e tale interrogazione, che direi di natura propositiva, si erge dalla considerazione che nel quadro delle relazioni fra GEST e AT2 emerge che non esiste un sistema GIS-GPS e quindi i mezzi di trasporto dei rifiuti non vengono tracciati in automatico dalla origine alla loro destinazione.
Peraltro questo avviene in un quadro di riflessione molto ampia legato ad una sigla, il SISTRI, il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, che è un sistema importante non solo per le azioni di controllo dalla origine alla destinazione lungo il suo itinerario, ma diviene un sistema importante anche per la ottimizzazione dei costi complessivi, in quanto i costi dello smaltimento dei rifiuti dipendono soprattutto anche dai costi dei trasporti che con questo sistema potrebbero essere ottimizzati. È vero che la gara di smaltimento non prevedeva, diciamo, l'applicazione di un sistema GIS-GPS e quindi il controllo automatico dei mezzi pesanti dalla origine alla destinazione, ed è anche vero che nessun comune lo ha richiesto come elemento di attivazione, ma, ed è questa la proposta nella interrogazione appunto propositiva, ora che i quattro ATI si stanno organizzando nel unico AURI di natura regionale, io credo, e questa è la sollecitazione che volevo lasciare alla risposta dell'assessore regionale, probabilmente occorrerà insistere affinché l'AURI possa dotarsi di questa applicazione tecnologica GIS-GPS che consentirà all'Umbria di controllare in automatico il trasporto dei rifiuti dalla origine alla destinazione, determinando elementi di sicurezza, di controllo, ma anche di maggiore ottimizzazione dei costi complessivi di tale servizio. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Prego assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente raccolgo la sollecitazione del consigliere Ricci e l'auspicio anche della giunta regionale che si arrivi, diciamo, all'implementazione di tutti quei sistemi e metodologie di tracciabilità dei rifiuti urbani e assimilati, che potrebbe favorire senza dubbio l'ottimizzazione dei costi di gestione mediante la razionalizzazione dei tempi e dei percorsi dei mezzi di raccolta dei rifiuti urbani. Fin qui, come ha anche detto il consigliere Ricci, nel momento in cui i comuni dell'ATI 2 Geste hanno sottoscritto il 9 dicembre 2009 la convenzione, il SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi, era già stato istituito, ma non erano ancora state emanate le modalità attuative, definite inizialmente con un decreto del Ministero dell'Ambiente nel 2009, pubblicato sulla Gazzetta, in seguito più volte modificato da successive norme e ulteriori disposizioni, e di fatto ancora non è entrato in vigore. La normativa attualmente in vigore prevede che la tracciabilità dei rifiuti pericolosi tramite il suddetto sistema di controllo si applichi obbligatoriamente solo ai rifiuti speciali pericolosi prodotti in alcune tipologie di aziende che impiegano più di 10 addetti e ai rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, fatta salva la possibilità di aderire volontariamente a tale procedura, quindi a tale sistema di controllo. È utile ricordare comunque che produttori, trasportatori e gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento che non aderiscono a questo sistema sono comunque tenuti al rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti in modalità cartacea, ovvero appunto con il registro di carico e scarico e la procedura che comunque è ancora vigente e in auge. L'auspicio della giunta regionale è che l'AURI, così come prevede anche la tempistica di una delle ultime delibere della giunta, si possa costituire fin dall'inizio dell'anno e che metta a sistema gli impianti, le procedure di smaltimento, di raccolta e anche di tracciabilità
quelle naturalmente previste dalla legge, ma anche incentivando, come dire, e sostenendo laddove volontariamente i singoli territori e complessivamente l'ambito scelga appunto di far propria questa procedura anche quando essa non è obbligatoria. Prego, consigliere Ricci, se vuole replicare. Sì. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, prendo atto con piacere che dal 2017 nel quadro della configurazione dei quattro ATI in Auri ci sarà la prospettiva della tracciabilità dei rifiuti pericolosi in tempo reale attraverso il sistema GIS-GPS e questo determinerà delle fonti informative di controllo in tempo reale che credo metterà anche delle adeguate misure preventive su alcuni fenomeni di smaltimento illegale potenzialmente sempre verificabili, ma e soprattutto, e concludo, questi sono sistemi che faranno risparmiare molto anche in termini di smaltimento dei rifiuti come costo del servizio, perché andranno ad ottimizzare meglio gli itinerari dei mezzi pesanti e quindi a diminuire le loro percorrenze complessive. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Passiamo all'altra question time per l'assessore Cecchini, che è stata presentata dal consigliere Fiorini. Si tratta dell'oggetto numero 61, realizzazione di un fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio di compost all'interno dell'area della discarica Le Crete di Orvieto. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Ricordo che SAO Servizi Ambientali Orvieto SRL del gruppo ACEA gestisce la discarica Le Crete di Orvieto. Preso atto che in data 20 ottobre 2016 è pervenuta alla Giunta regionale la richiesta da parte di SAO SRL per la realizzazione di un fabbricato per la manutenzione e lo stoccaggio di compost all'interno dell'area di insediamento industriale sopraindicata. Preso atto che il progetto complessivo del fabbricato e dei relativi spazi tecnologici per la viabilità del servizio prevede l'utilizzo di una superficie considerevole di circa 5.500 metri cubi. Ricordato che SAO SRL ha indetto un bando pubblico per acquisire rifiuti organici anche da fuori regione, indicando come durare il periodo di conferimento il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Ricordo che l'assessore all'ambiente Fernanda Cecchini, durante una seduta dell'Assemblea legislativa, ha già ipotizzato il possibile ampliamento del secondo calanco, addirittura la realizzazione di un terzo calanco della discarica di, come sopra delle crete, scusate. Ricordato che in merito al secondo calanco la procedura di valutazione di impatto ambientale via della regione sulla quale esiste già un parere negativo è vincolante dalla sovrintendenza, non è stata ancora resa nota. Considerato che il decreto legislativo 13 gennaio 2003 numero 36, attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alla discarica di rifiuti vieta la presenza di discariche di impianti di trattamento rifiuti in prossimità di agricolture di pregio, DOC, di OCG e DOP. Preso atto che le produzioni locali di olio e di vino rappresentano un vanto conosciuto in tutto il mondo e uno dei principali volani dell'economia territoriale legati alla produzione tipica e al turismo di qualità basato, oltre che sulle bellezze storico-artistiche, anche sul patrimonio ambientale. Ricordo tra l'altro che a breve distanza della discarica Le Crete sono presenti oliveti per la produzione di olio extravergine d'oliva e che sui lati e che su tali produzioni sono stati investiti ingenti capitali pubblici e privati. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere come intende procedere in merito alla realizzazione di un fabbricato per la manutenzione e lo stoccaggio, maturazione, scusate, lo stoccaggio in compost all'interno dell'area della discarica Le Crete d'Orvieto, gestita da SAO SRL del gruppo ACEA, e se ritiene compatibile il potenziamento della medesima discarica con la valorizzazione degli aspetti culturali, turistici e ambientali del territorio dell'Orvietano. Grazie. Grazie consigliere Fiorini. Prego, assessore Cecchini. Sì,
ha un po' ampliato la gamma di richieste rispetto all'interrogazione formulata inizialmente. Me la potrei cavare dicendo che rispetto alla richiesta di che cosa avesse intenzione di fare la Giunta sull'appunto richiesta presentata dalla SAU per un progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio del compost di qualità in località Pian di Vantaggio 35 Orvieto, questo progetto è assoggettata a verifica via, e che è in corso, non è terminato, e quindi alla conclusione del procedimento via, dopo che saranno stati esaminati anche tutti i documenti richiesti da parte di coloro che portano avanti appunto l'istruttoria, ci sarà un pronunciamento che naturalmente è tecnico e non politico, perché il legislatore ha messo in capo non alla giunta regionale ma agli uffici preposti le valutazioni di impatto ambientale, perché naturalmente le responsabilità tra la giunta e le autorizzazioni tecniche sono naturalmente diverse. Detto questo, voglio aggiungere, mi pare che il consigliere abbia un po' forzato la mano, no? Sia sul fatto che io abbia dichiarato che sono a favore del secondo calanco. La giunta regionale, questa regione, già in conferenza in procedure di via nel 2011 ha escluso sostenere l'ampliamento del terzo calanco, quindi ha escluso la possibilità di ampliamento e di procedere alla realizzazione del terzo calanco per quanto riguarda la discarica di Orvieto. Le procedure che erano in corso e sono tuttora in corso per quanto riguarda la sopraelevazione del secondo calanco sono alle prese con un parere negativo da parte della soprintendenza e di un parere negativo da parte del Comune. Su questo peraltro la società richiedente ha fatto anche ricorso, quindi vedremo anche lì quali pronunciamenti ci saranno, ma in questo caso, laddove non fossero superati i due dinieghi, escludo che ci sia la possibilità di autorizzarli. Per il resto, per quanto riguarda il progetto in questione, lo vedremo alla fine delle procedure. Mi pare una forzatura che non fa del bene a nessuno. Quando vogliamo mischiare la qualità dei nostri vini, la qualità dei nostri territori con la presenza di una discarica che è lì da tempo, da anni, da decenni, che non ho inventato io, che non ha inventato questa giunta o questa regione, che è nata lì per le caratteristiche e le morfologie del territorio e che appunto ha in essere una gestione che fino a prova contraria, perché laddove non fosse così sapete che potete chiamare gli organi, come dire, le autorità competenti per entrare nel merito, è gestita nel rispetto dei parametri di legge, nel rispetto quindi di tutto quello che deve essere fatto per la buona gestione di una discarica, e in questo caso mi parrebbe anche che se forzassimo la mano nell'equazione, laddove c'è una discarica non c'è una qualità ambientale e non c'è una qualità delle nostre produzioni agricole, credo che faremmo del male all'Umbria e ai produttori del vino, anzi a uno dei territori che per primo e anche adesso sta dando un contributo significativo alla promozione e alla produzione e promozione del vino di qualità dell'Umbria. Grazie. Prego consigliere Fiorini per la sua replica. Grazie Presidente, ma non sono assolutamente soddisfatto, perché l'assessore si rimette praticamente ai tecnici e non è che dà una sua valutazione politica, perché sa benissimo, le ribadisco, che si rischia che i certificati DOC, DOGC e DOP vicino a discariche poi vengono, gli agricoltori e i produttori rischiano che se lo vedono scippare, perché non è possibile produrre questi prodotti di alto livello vicino alle discariche. Poi ricordo che
esiste, come dicevo, la discarica nasce vicino a delle produzioni prestigiose e di conseguenza dobbiamo fare, secondo me, uno sforzo maggiore affinché ciò non accade e si fermi questo, diciamo, questo continuo accrescere della discarica. Le ricordo anche un'altra cosa, che è stata votata, poi col voto favorevole di tutti, una mozione della Lega Nord in cui chiedeva l'impiego del georadar all'interno della discarica e del georadar e altre forme innovative per vedere cosa c'era realmente all'interno della discarica, quali rifiuti erano stati introdotti, e a oggi ancora la Giunta non ha neanche comunicato, dato il via alle procedure ad ARPA. No, la Giunta deve dare l'ok a ARPA, deve dare il via affinché ARPA proceda, ma oggi ARPA comunque non è arrivato nessuna comunicazione. Grazie. Consigliere Fiorini, a questo punto chiudiamo la seduta di oggi e ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Buonasera a tutti.